Benvenuti. Pochi giorni fa ho finito di leggere gli attuali 11 volumi di Chainsaw Man, un manga che già dal suo primo volume italiano uscito nell'ottobre 2020 mi aveva iniziato a stupire. Ma prima di tutto vi invito a lasciare un like e ad iscrivervi al canale. Grazie a chiunque lo farà. Ma ora parliamo di questo manga. Partendo dall'edizione italiana è un normalissimo volume da ormai 5,20 € l'uno. Si apre molto facilmente per facilitare la lettura e sono assenti le pagine a colori. Un'edizione semplice per il pezzo che deve dare, ma come potete notare c'è il bellissimo cofanetto, tranne quel bollino di merda, che purtroppo rovina tutta l'estetica di questa parte davanti, ma soprattutto le case editrici continuano a fare i cofanetti con i volumi che entrano al millimetro. Infatti i volumi di Chainsaw Man entrano con una leggera difficoltà, ma per uscirli devi girare al contrario il box per non cercare di rovinare il box stesso o il volume scelto quando devi uscirlo. E non sono l'unico ad avere questo problema, visto che su YouTube o TikTok praticamente il 90% ha riscontrato questi problemi. All'edizione gli darei un 7,5, non è niente di speciale, ma per la qualità prezzo è sicuramente buono. Tranne per il cofanetto che per 10 € mi aspettavo qualcosa di leggermente migliore. Volendo riassumere velocemente il primo capitolo, il protagonista Denji lavora per la Yakuza, visto che il padre, che aveva un debito con loro di 700.000 yen, si è impiccato. In quel momento incontrerà un diavolo Modosega completamente ferito e Denji lo aiuterà. Inizierà questo rapporto di amicizia tra i due, dove ammazzeranno tutti i diavoli che incontrano davanti per ripagare questo debito che ogni giorno aumenta sempre di più. Anni e anni dopo il capo della Yakuza porterà Denji da un demone che lo sta controllando e lì il nostro protagonista morirà. Ma Pochita, ormai affezionato a lui, si sacrificherà diventando il suo cuore, facendolo diventare un uomo Motosega e uccidendo il diavolo che controllava gli Yakuza. E lì incontrerà Makima. Da qui in poi ci saranno spoiler su tutta l'opera, quindi consiglio di chiudere il video se non l'avete ancora letto. Vorrei partire dal povero Denji e della vita di merda che ha avuto fino alla fine. Iniziamo dalla porta che non doveva essere aperta. Il padre non si è suicidato, ma l'aveva ucciso lui, perché in quel momento era ubriaco e lo stava per uccidere. Gli Yakuza hanno mentito apposta per riavere quei soldi con gli interessi. Ha ucciso il suo amico che ormai era impossessato dal diavolo pistola. È stato obbligato ad aiutare Makima nell'uccisione di Power, ma soprattutto l'amore. Può sembrare una stronzata, ma purtroppo non è così. Riceve il suo primo bacio e gli vomita in bocca. Riceve il suo secondo bacio da una persona che stava iniziando ad amare, e invece era una spia sovietica che voleva il cuore di Pochita. E giunta mentre lo bacia, gli taglia la lingua. E infine il suo primo amore, Makima, una sporca manipolatrice che stava architettando tutto al millimetro, uccidendo tutti quelli a cui si sarebbe affezionato nel presente e nel futuro, portandola alla fine al senso di colpa estremo, perché uno come lui non può vivere una vita normale, giusto? Un personaggio che ha sofferto tantissimo, e non potete capire quanto dispiacere ho provato nei suoi confronti mentre leggevo il manga. Un elemento folle di cui sono rimasto completamente allibito mentre lo leggevo era l'inferno. Ma vi ricordate la tavola con gli astronauti tagliati a metà? Oppure la potenza paurosa del diavolo tenebre? Veramente sono arrivato in quel punto e non ci stavo capendo un cazzo. Ma non perché è stato fatto male, anzi è un momento fatto così bene proprio perché è l'inferno. E deve esserci la più completa follia. In quelle scene doveva esserci la pazzia più totale ed ogni elemento lì era perfetto. Vorrei finire proprio col finale della prima saga. Il diavolo Dominio si è reincarnato in un'altra persona e Denji se ne prenderà cura. Ma nel mentre vediamo anche che lui è diventato uno studente delle superiori e continua ad uccidere i demoni. Posso essere onesto? Mi fa piacere vedere un continuo di questa situazione, sperando che Denji inizi a vivere una vita migliore e non venga continuamente preso per il culo dagli altri, solo perché vogliono il diavolo Motosega, ma sicuramente andrà così. Ma allo stesso momento sembra un finale così perfetto che potrebbe anche finire qua. Bene, per oggi è tutto. Però con tutto il cuore che dopo tutto questo periodo di pausa che si è preso l'autore, anche pubblicando dei one shot in mezzo, l'abbiano aiutato a pensare ad un ottimo continuo della serie. Ma ora tocca a voi. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate di questa bellissima serie. E alla prossima!